I 18 macachi presenti nello zoo di Cavriglia, di proprietà del comune, sono stati trasferiti in Olanda. La LEA, l'associazione promotrice del progetto di chiusura dello zoo con decine di volontari impegnati negli ultimi 2 anni, ha comunicato però che l'amministrazione comunale non avrebbe messo in atto le misure e gli accorgimenti proposti nel protocollo redatto con la consulenza di veterinari esperti in primati per garantire la sicurezza e il benessere degli animali in questa delicatissima operazione di cattura. Questa mattina, secondo un comunicato dell'associazione, all'inizio delle operazioni di cattura degli animali, ai rappresentanti locali nazionali della LEA è stato impedito di entrare. Nessun delegato ha potuto assistere a quanto si stava svolgendo all'interno del parco. Prendiamo quindi le distanze da metodi di cattura diversi da quanto era stato preventivato per garantire la sicurezza degli animali della colonia, dove tra l'altro è presente un cucciolo nato pochi giorni fa e qualche femmina potrebbe essere gravida. E non si è fatta attendere però la risposta del comune di Cavriglia. In una nota l'amministrazione precisa che l'operazione, durata 8 ore, conclusasi perfettamente, è stata coordinata dal veterinario di cui si avvale l'amministrazione comunale, il dottor Mauro Della Gatta, da un veterinario dell'ASL 8 di Arezzo e da un'equipe di 10 veterinari tra i maggiori esperti del settore in Europa appartenenti ad Animal Asia. Per ragioni di sicurezza e soprattutto per tutelare gli animali e il lavoro dei professionisti durante le operazioni, l'amministrazione ha deciso con una ordinanza di chiudere il parco a tutti i cittadini per tutta la giornata, compresi i volontari della LEAL che erano a tutti gli effetti estranei all'operazione tecnica in corso. Tutto si è svolto al meglio, con la massima attenzione e la massima cura nei riguardi degli esemplari di macaco presenti nel parco.